Trentesima puntata di Katia! Ma chi l'avrebbe mai detto? Ci pensi che Katia ha 30 puntate e noi abbiamo 30 anni? Abbiamo gli stessi ma sei anni pazzo? Delle puntate di Katia. Ma io non ci voglio pensare! Cominciamo, sigla! Katia, chi è l'amica di mamma che di domenica si imbuca alla festa? Katia, chi è? Si veste di animali e mette sul caffè, poi si stressa. Katia lo sa che non c'è felicità senza un po' di follia. Per lei il mondo è bello perché è sempre vario. Giudica. Ti è piaciuta questa sigla a schiaffo? A schiaffo, proprio pam, pam. Volevo farla ancora prima, ma tu subito hai iniziato a dire quella brutta parola. Quel sì, brutto 30. La brutta parola. 30. Le gambe delle donne. Più che altro, non so se ti ricordi, ma noi in quell'altro format nostro che facciamo noi. Come si chiama? Rubrichette, non so se l'hai dimenticato. Certo. Che le persone possono comunque continuare a guardare le antiche puntate. Noi abbiamo fatto tipo il compleanno di Rubrichette a 10 episodi. Certo. A 20 episodi. Ogni decina gli facevamo una torta. Poi abbiamo fatto 100. E invece Katia, chi se ne fuot? Anche se mi è venuta in mente una cosa. Sentiamola un po'. Mi era già venuta in mente l'anno scorso. Ma venire in mente, cioè, no, come immagine un po' volgare. Ci fermiamo qui. Mi è venuto in mente, ma se facessimo delle puntate di Katia con un pubblico non sarebbe più divertente? Ma dove? Qui nella nostra cucina? No, cercando un locale che ci voglia ospitare. Ma è una bellissima idea. Mi piace, mi non sembrava, No, è una bellissima idea. Sto pensando, come faremo a controllare se abbiamo caccole con la gente? Lo chiediamo al pubblico. Oh, caccole. Andiamo avanti perché questa è stata una settimana piena di episodi catiolinici. Tipo? Al Catio Palma. Coniamo questo aggettivo. Come tipo? Tipo il cinema. Ah, ma noi cominciamo in bomba. Raga, per ricordare l'essenza di Katia, racconteremo questo episodio in cui molti catiolini e catioline, secondo me, si possono riscontrare. Io e il signor Bertino siamo andati al cinema a vedere la Sirenera. Piedi. Avete presente che a un certo punto la sirenetta sta cantando? Perché vuole andare sulla terra e dice: come si chiamano questi? Piedi. E fa molto ridere perché non ho mai sentito la parola piedi armonizzata. Detta così armonizzata. Sì. Andiamo a vedere la sirenetta Alberto per la seconda volta, io per la prima. Andiamo in questo cinema e nella fila davanti a noi ci sono tre giovani ragazze. Sì. Giovani ragazze sognatrici che volevano vedere la sirenetta, magari la loro principessa preferita, chi può sapere? Non credo proprio. La sala era molto vuota. Vuota. Insomma, ci siamo io e Berto seduti in una fila dove ci siamo solo noi. La fila G, diciamolo. Diciamolo, la fila G. G. Se ci avete visto al cinema, eravamo alla fila, la fila G. Nella fila okay. H ci sono queste tre ragazze che parte il film e loro. No, nella fila F, scusa, perché erano davanti a noi. E nella fila questi gran cazzi, Alberto. No, chi ci mettiamo? Se no sembrano dietro. Erano davanti a noi. Proprio davanti a noi. La prima era davanti a me. Ma che cazzo se ne frega? Mamma mia! Inizia il film e loro subito partono e dici: allora, già, insomma, Patrizia, non ce la fai, però cosa però ti devo dire? Sbuffiamo internamente perché ha dei giovani che stanno parlando, cosa vuoi dire? Vuoi mettere il bavaglio? Magari stavano dicendo: guarda che bella che è Ariel, vorrei essere lei, vorrei nuotare nel mare, cosa gli dici? No, non potete. Comunque era PCPCP. Età 15 anni più o meno. Età 15 anni, loro erano 15 anni un po' brats. Sì. Avevano questi crop top, questi jeans a vita bassa. Erano molto gagliarde. Dopo circa 10 minuti di film arrivano altre due amiche di queste tre amiche che entrano ridendo in sala. Ridendo forte, ma che le senti da... Cioè, avete presente la porta? Come se fossimo sotto al cabaret. Come se fossimo al bar. Come se Gabriele Cirilli avesse appena detto: chi è Tatiana? Cioè, e avesse detto anche l'offesa di body shaming nei confronti di Tatiana. Entrano ridendo con la sirenetta intanto che guardava le forchette, che sfogliava i libri sott'acqua. Acqua tutta un po' silenziosa. Sì, che pensava al pesce. Che pensava al pesce che le piace tanto. Che si dava una pulita alla sua ostrica. Dai. Poi dobbiamo parlare comunque, adesso non voglio... Ah, io ho una curiosità su
sulla sirenetta. Io più che sulla sirenetta ce l'ho sui tritoni. Dopo voglio parlare dei genitali dei tritoni. È vero, sì. Perché la sirenetta, diciamolo, un buco sotto una squama lo nascondi. Sì. Ma il cazzo dei tritoni dov'è? Sul tridente forse. Ma il tridente lo possono lasciare in giro. Allora, secondo me c'è una squama che si alza e viene fuori qualcosa. Ok. Sì o no? Vabbè, insomma, non distraiamoci. Insomma, arrivano queste ulteriori due amiche che ridono sguaiatamente e raga, da lì comincia, diciamo, il nostro inferno sulla terra. Sì. Mentre davanti a noi si proiettava il sogno di tutta l'infanzia, il film che noi aspettavamo da anni, secoli. Così tanto lo aspettavamo. Tantissimissimo. La vita è stata rovinata da queste ragazzine. Parlavano, non dico a voce quasi normale perché non siamo riusciti a capire di cosa parlassero, ma il problema è che le sentivi. E chi sono io per censurare una risata? In tutto ciò arriviamo a metà film più o meno, no? Quindi si è protratta questa situazione. Tu pensate ogni tanto a un certo una risata, punto. Un guaito. A un certo punto le girls tirano fuori il telefono e iniziano a scattarsi dei selfie, raga. Dei selfie al buio col flash. Col flash. Sia quello davanti, sai l'iPhone che ti fa quello schermo rosa per farti la luce. Sì, che poi vieni che sembri la mummia comunque dopo quella foto. Bello piallato. E già quelli li vedevamo tutti perché eravamo seduti, ma tutta la sala li vedeva. A un certo punto iniziano a farsi le foto col selfie davanti e dietro. E il dietro, cioè, sparavano sullo schermo il flash del telefono. Loro proprio in posa da selfie, tipo... con il flash. Noi sconvolti, non ho mai visto nessuno puntare il flash. E dici, ne fai una? No, raga, ne hanno fatto tipo 10. A quel punto però in noi si è attivata la modalità Katia. Fai vedere, la modalità Katia la per modalità... tutto il film. Perché era così. Perché c'era anche lo schienale un po' quello che si reclina da indietro. Dimmi. Modalità Katia on. Modalità Katia on. Questo l'ha visto solo chi guarda Katia su YouTube, sì. Perché altrimenti si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. Diciamolo, io su Instagram non vi sto più mettendo il link di Apple Podcast e Amazon Music Perché siete adulti, sapete dove trovarli. Quindi io vi metto Spotify, YouTube e poi ciao. e via sciacquare, raga. Chi se ne frega. Spero che nessuno si offenda. Apple Podcast e Amazon Music. Ma se quelli che hanno Google Apple Podcast. Google Podcast proprio, guardate, io neanche i piedi mi ci lavo con Google Podcast. Mese Dai. Prossimo collaborazione con Google Podcast. Scaricate l'app Google Podcast. No, magnifica. Tutte le app per ascoltare i podcast sono valide. Ma io non ho voglia di mettere i link su Instagram. Va bene. Spero che la nostra community, la nostra Katia community, okay, ci capirà. Allora, quindi modalità Katia on, piripiripiripi. E io mi affaccio al loro sedile, che era appunto la fila davanti a noi, e dico: ragazze, tutto ok? Raga, è stato un momento urlato, magico. Sembravo il pittore urlante. Quello Io ho anche aggiunto, ti ricordi? Tu hai aggiunto una frase detta con una cattiveria. Sì, io mi sono sentito proprio, ho detto quella frase e mi sono spuntati dei ciuffi bianchi in testa, delle ulteriori rughe attorno agli occhi. Ho detto: ma non siete mai state al cinema un giorno della vostra vita? Magari l'avessi detta così. Vero. Perché l'hai detto con una passività tipo la mamma delusa, no? Sì. Tipo con un disprezzo, ecco. Come posso dire? Come lo direbbe un trentenne? Raga, ero a tanto così da iniziare a parlare di: ma qui c'è gente che ha pagato un biglietto. Sì, comprese loro, tra l'altro. Cioè, io stavo... Sì, comprese loro, che dico? No, a quell'età lì, posso dire, 8 euro per un biglietto del cinema, per me erano tanti. Ma cioè, se andavo al cinema, io, bocca cucita. Erano almeno 3 spritz a Padova. E anzi, se andavamo al Fly, al nostro bar preferito, erano dopo 4. Le 6:30, era 1,50, Berti. Quanto 1,50 fa? Lo 8... spritz. Ehi, Siri, quanto fa 8 euro diviso 1,50? 1,50, 3, 6... Morta. 5 spritz. Erano 5 spritz, raga. Ma stiamo scherzando? O, sempre dopo le 6, cocktail a 3 euro. Quindi avevi 2 cocktail, no, e uno spritz. Male. Raga, quella era la vita, forse. Fra un po' noi torniamo a Padova, ve lo dico. Solo per gli spritz. Esatto. E quindi, uscendo dalla sala, abbiamo fatto questo ragionamento. Cioè, siamo diventati quelle persone che sgridano i ragazzi giovani quando fanno casino. Pur essendo stati anche noi dei ragazzi giovani che facevano casino, ma non così tanto. Io non credo di aver fatto mai così tanto casino come loro in sala. Cioè, anche perché poi uscendo avevano fatto un bordello di popcorn, Coca-Cola versata. Cioè, era una smerdaria, no, si può dire. Era una smerdaria. Durante l'ultima canzone della sirenetta loro hanno lanciato il secchio ridendo dei popcorn. Oddio. No, raga, un momento, Katia. Ma secondo me la gente si riconosce. Ti vengono in mente episodi in cui una Katia ti ha sgridato da ragazzino? Allora sì. O che avrebbe dovuto? Al liceo, io e la mia compagna di banco storica, l'Eleonora, con cui facevamo un bordello. La salutiamo. Un saluto all'Eleonora. Perché lei era come te, cioè faceva ridere me, come? Capito? E poi lei riusciva a stare impassibile, quindi io ridevo come un pirla tutto il tempo. E a un certo punto abbiamo fatto una versione
versione praticamente insieme, una versione di latino, però facendo quello, certo, io latino non ho assolutamente alba di come funzioni, io già la seconda declinazione non ce l'ho. Lupus, lupi. Usio umeo. Usio l'abbiamo umeo. Già detto a Katia che non sa le declinazioni. Katia? Sì, o rubrichette? Sì, forse sì, l'abbiamo già detto comunque. E abbiamo già detto che in realtà te le passavo io le versioni di latino alle superiori. L'abbiamo raccontato. A Katia o rubrichette? A Katia. Va bene, allora non lo racconteremo. E abbiamo fatto quella cosa che si faceva quando copiavi le versioni di latino, che avevamo lo stesso testo davanti, però si invertivano l'aggettivo e il nome, no? Quindi se Cesare aveva fatto una grande guerra, Cesare aveva fatto una guerra grande, quindi ma eravamo rincoglioniti. Ma non cambiavate le parole? No, eravamo una grande battaglia si mette. No, cioè non sapevamo ancora copiare. E la professoressa che ci aveva visto copiare per tutta l'ora, ma ci ha lasciato fare, poi ci ha chiamati alla cattedra e ci ha umiliati. Dicendo davanti a tutti? Certo. Tipo? Io non mi ricordo le parole esatte, però lei era un po'... la chiamavamo la nenia. Perché aveva un po'... aveva questo tono di voce lentissimo. Daniela Santanchè! Perché era una nenia. Nenia è italiano, a proposito. Sai che non lo so. Una nenia, una cantilena. Una cantilena. Una voce cantilena. Però non come quella di Ariel. Perché piedi! Perché cantilena è la cugina di Marilena? Marilena, perché certe parole non sono nomi? Cantilena adoro. Potrebbe essere un nome veneto. Sì, a Cantinella Lovison. C'è sta Cantinella Lovison? Te l'hai vista sul giornale? E in realtà le maggiori cati erano le nostre professoresse e maestre, ragazzi. Se ci pensi. Sto pensando a un episodio, visto che me l'hai chiesto. Tu hai mai avuto episodi in cui sei stato dall'altro lato di Katia? Cioè sono stato sgridato da una Katia. Beh, io sì. Mi viene in mente una. Quale, dillo? Quando hai rubato in hotel il portaoggetti. Ah, sì, ma no, non raccontiamo, l'abbiamo già raccontato. Una volta alle medie io facevo il musicale, quindi ci fermavamo il pomeriggio per fare le prove di strumento. Cioè, eravamo lì dentro la scuola tipo dalle 2 alle 4, avevamo 2 ore buche. Mamma mia. E quindi con i miei compagni facciamo... Ma scusa, posso dirti una cosa? Quanto si lamentavano i professori quando avevano un'ora buca? Ah! Ti ricordi? Oh! Era come se... Che dici, va bene, però cosa c'entro io, prof? Patrizia, avessi io un'ora buca durante le mie giornate di lavoro? No, è che per loro era uscita prima. Allora, scusate professori e professoresse all'ascolto, ma va detto. Più che altro, poi non erano quelli che dicevano, ma poi dobbiamo andare a casa a correggere i compiti. Allora correggere in quell'ora. Infatti. Allora leggi un libro. Leggi un libro di testo. Ottimizza. Fatti le unghie. Cioè, devo darti io delle idee. Sì o no? Scusa per questa interruzione. No, allora, secondo me ci saranno molti professori che ci diranno il vero motivo per cui è un problema. E noi purtroppo, diciamolo, siamo ignoranti, non ignoranti. Lo sappiamo. Stavamo a scuola, avevamo queste ore buca e facevamo questo gioco, visto che la scuola era un prefabbricato, che adesso non esiste più un parcheggio quella scuola, perché hanno portato via i container da cui era costruita. Al secondo piano salivamo sui banchi in piedi e saltavamo cadendo di talloni e sentivi vibrare tipo tutto il piano. Ma è una roba che puoi fare solo a 10 anni, perché se lo fai oggi la schiena è completamente la andata. Schiena e anche veramente rischi, secondo me, dei danni strutturali all'edificio. Okay. Il giorno dopo arriva la personale ATA in classe. Dai, si può dire bidella. Non so se si possa più dire bidella. Non si può più dire bidella. Ma non bidelle si può più dire bidella all'ascolto. Soprattutto bidella di nome Katia. Si può dire bidella o bisogna dire personale ATA? Più che altro, allora facciamo questo ragionamento. Bidella insieme. È un sostantivo. Personale ATA è una community. Capito. Cioè io non dico. È come quelli che dicono la LGBTQ per dire le persone appartenenti alla comunità o due gay che hanno conosciuto. No? Allora individualizziamo. Posso... Un piccolo ragionamento. Facciamolo insieme. Non è una polemica. Non è una presa per il culo. E tocchiamo veramente tanti punti pericolosi in questa puntata. Una cosa che non ho mai capito è perché a un certo punto si è scelto che il concetto di bidello e bidella fosse dispregiativo e dovesse essere sostituito da qualcos'altro. Cioè, che tu sia personale ATA o bidello, non fai sempre la stessa cosa. Bidello non è dispregiativo. È da capire, infatti, adesso cerchiamo etimologia parola bidello. Perché magari erano nella commedia italiana coloro che pulivano le incrustazioni di cacca dai cessi. No. Bidellus o francese bidu. Bidello è chi ha detto alla polizia e custode dei locali scolastici, anche con compiti di ausilio e assistenza docenti e alunni, dall'ipotetica voce francofoni, bidal o bidil, messaggero, messo giudiziario. Madonna. Ma arriva proprio, no, un'aulicità. E allora io ti devo dare d'accordo. Io sono pronto a dialogare su questo aspetto, non prendetelo come un dogma. È stata la prima avvisaglia di politically correct. È vero!
perché a noi è successo certo. Tipo in seconda superiore, no? No, forse alle elementari mi ricordo, erano bacchettate sulle mani se ricevi bidello al posto di personale sì, ATA. Sì, che poi è stato personale ATA e poi il professore in classe era vai dal bidello a chiedere i gessetti. E allora, mi scusi professoressa, ma che gioco stiamo giocando? Perché lei mi dà la regola ma poi non la rispetta. Che poi i bidelli, diciamolo, alla fine li chiamavi tutti per nome. Tommaso. Vai dalla Carolina, vai Simonetta, da Sante. Io avevo la Simonetta. Tu avevi il bidello Sante? Io avevo Tommaso, che era la quello Simonetta. Che entrava. Tommaso era quello che entrava a dare la comunicazione da trascrivere nel libretto sì. E lui iniziava sempre il suo ingresso dicendo vorrei dettare una breve comunicazione. Ma Andreotti, ma chi avevi in casa? Ma che scuola hai fatto? E tu? Poi avevo la Simonetta, che bellissima. Non era una semplice collaboratrice scolastica, lei era la main bitch. La main bitch della scuola, si può dire main bitch? Io spero si possa dire, come lo dice Nicki Minaj. Lei innanzitutto adorava rispondere al telefono dicendo Cardano dice Einstein, buongiorno, sono Simonetta. La Simo ma era... l'hai mai vista fare qualcosa, interrompere una lite? Lei faceva quelle cose che capisci solo quando inizi a lavorare in età adulta in un ufficio. Faceva quelle cose che andava a dire agli altri come lavorare per non lavorare lei, capito? Brava. Lei aveva capito un sacco di cose dalla vita. Un saluto alla Simonetta, magari. Un saluto alla Simo, un saluto alla Netta. Qualcuno del Cardano liceo Einstein esatto. Di Piove di Sacco esatto. Ci faccia sapere se la Simonetta è ancora in sede e operativa. Tutto questo per dire siamo a io che salto sui banchi cadendo di talloni sì, per far tremare okay. Il piano. Il giorno dopo entra in classe la custode scolastica sì. Così fottiamo capra e cavoli. E dice sono state rilevate delle impronte di scarpe sui banchi. Anche lì posso dire a questo punto mi sorge una critica se sul banco è stata rilevata un'impronta, non è che forse la scarpa era impolverata perché qualcuno non aveva pulito bene vabbè, la classe. Dai, con la scarpa esci da fuori. Non stiamo parlando di questo, insomma. Ah, certo. Io comunque ero colpevole e viene chiesto chi era che saliva sui banchi e io, come la moderna Giovanna d'Arco che certo. Era, alzando la mano ho detto io professoressa. Sì, sono stato sciocco. Wow, errori di bravo. Gioventù, l'ho fatta, te lo dico. Brava, brava per brava che mi ha scoperto. Del carattere che ti stra in video. Sì, sì. No, io non ho tempo di star lì in silenzio perché poi c'è quel compagno che lo sa e allora ti guarda e tu dici Marco, siamo dalla stessa parte della barricata e quindi piuttosto che dare anche quelle soddisfazioni bravo. Io alzo la mano, mi spiace. Bravissimo. Anche perché poi cos'era la punizione? Una comunicazione. Ma una comunicazione dai, a casa. Un salto, signora mia. Anche perché sai cosa? Mi sa che ero l'unico in quella classe ad avere le Converse e l'impronta dai. Era palese di una Converse. Quindi mi sono detto, qui se parte un attimo di investigatopo, okay. Mi scoprono subito. La Converse che aveva quell'impronta lunghissima. Ma basta parlare di noi. Noi. Parliamo di noi. No, ho una cosa da dirti, veloce sì. Sulla sirenetta. Sì. Piedi! Una curiosità sulla sirenetta. Un buco di trama del film degli anni 80-90. Mi piacciono i buchi. Quando Ariel è da Ursula e Ursula le prende la voce, lei firma su un foglio dicendo ok, io acconsento che tu mi prenda la voce. Avrà firmato questo... Ariel, non avrà scritto ok, acconsento. No, ha firmato il suo nome. Sul foglio. Sì. Quindi sa scrivere. Sì. E quindi la domanda è, perché quando poi lei è sulla terraferma senza voce, perché Ursula gliel'ha rubata, non scrive al principe? Capito? Tu ci avevi mai pensato da piccolo? No! E infatti nel film di quest'anno hanno rimosso la parte della firma, così non dai per scontato che Ariel sappia scrivere. Ma posso dire che nel film, questo film di adesso, quando Ariel sale in superficie, è un po' sbandata? Tipo? Sembra che, tipo che semmai non capisca un cazzo, no? Cioè lei si ricorda che il principe l'ha già incontrato? Sì, si ricorda di quello ma non si però ricorda. Però potrebbe anche fare un stata... disegno, ma lei non sa disegnare. Lei non sa prendere in mano una penna, l'hai mai vista? No. E invece un'altra curiosità è sì. Che nel film italiano di Ariel di adesso la voce di Ursula è la voce che negli anni 80 ha fatto la voce di Ariel. Assurdo. Sì o no? Assurdo. Che bella carriera. È come se da giovane fai tiki 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 di Striscia la notizia e da vecchio fai altra sì. Piccola curiosità, piccola inesattezza. Ariel si trasforma, no? Le vengono donate le gambe e lei è molto sorpresa dai piedi. Le vengono donati piedi. Piedi. Ma com'è possibile che non sia sorpresa dalla sua fregna? No. Ok. Cioè pensa tu vai da Ursula, le dici ho bisogno dei piedi e dice va bene ti do i piedi ma ti trovi pure la patong. Ti trovi una patong in mezzo alle gambe e non c'è un secondo in cui dici cos'è questa vongola di mare attaccata al mio corpo all'incrocio dei miei
miei pali. Scusatemi, veramente. Un'altra domanda che mi viene è: Ariel, come fa a pisciare sulla terraferma, considerando che in mare piscerà dove vuole? Cioè, si piscia sempre addosso. Ursula le avrà dato la possibilità di trattenere la pipì. La vescica natatoria è diventata vescica normale. Eccoci qui a rovinare tutto. Io ho una piccola curiosità. Un'altra. Cattiolini, mamma, ma vanno a casa con la pancia piena di curiosità. Hai presente che ogni tanto noi diciamo si scherza, siamo toscani? Sì, e noi lo diciamo senza sapere bene da dove viene. Perché ci pareva di averlo sentito una volta, però non sapevamo bene l'origine. Diciamolo, di quando cosa. Diciamo le peggiori porcherie, diciamo si scherza, siamo toscani. Ho scoperto, una ragazza su Twitter mi ha scritto, che in realtà è la citazione di un film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma pensa a te, noi comunque risolto il mistero. Ci appoggiavamo a dei giganti della comicità italiana senza saperlo. Altra storia ego riferita, okay. Perché insomma, se siamo qui, siamo andati a firmare le nostre prime copie del nostro libro in libreria. Cosa pensavi? Siamo andati a firmare un contratto. Un contratto, e tu non lo sai, ho firmato esatto. Anche per te, Alberto. Le enciclopedie arriveranno. Le enciclopedie annuali. Facciamolo vedere il nostro libro. Facciamola in English. Allora, questa è la copertina per chi ci sta guardando su YouTube. Dovreste saperlo. You should know. E ve la rifacciamo, perché è tanto che non parliamo di questo libro. It's a lot of time that we don't. Siamo andati a firmare un po' di copie di Ho paura delle suore in libreria Feltrinelli. In Feltrinelli libreria. Ok. Eravamo a quella in Piazza Piemonte. Bella we quella zona. Come funziona? Perché secondo me è un'esperienza. Come funziona firmare? Tu sei mai entrato in una libreria a scarabocchiare su dei libri no, è vero, no. Che non hai comprato? Abbiamo scoperto che anche in questa libreria i nostri libri erano nella sezione comica. Sì, in fondo. In fondo. Mondo in alto, distanti. Sì. Quindi abbiamo chiesto di firmarli. Sì. E la libraia ci ha proposto anche di portarli al piano terra nella sezione novità. E noi abbiamo detto: raga, è una novità, dove deve stare? Eravamo già col cazzo fuori a farci una sera. No, troppo volgare. Noi eravamo eccitatissimi all'idea. Sì. È andata giù a chiedere i bollini per mettere copia firmata. E non è più tornata per mezz'ora. Sì. Ne abbiamo pensato. She's dead. È caduta dalle scale. Complotto. E invece è tornata su e ci ha detto: possiamo dirlo? Che c'era una faida in corso nel negozio. Sì, 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 si sì, può sì, dire. Sì, no, diciamolo comunque. Gli facciamo vendere i libri a quelli, no? C'è una mafia, abbiamo scoperto. Sì, sì, sì. La mafia dei piani. Perché ogni piano ha i suoi libri. Se tu vuoi spostare i tuoi libri in un altro piano, è come se gli dicessi: posso lasciarti qui questa carcassa di cervo che puzza? Esatto. E abbiamo anche scoperto che il nostro libro è considerato una carcassa di cervo, perché non è che gli stai dicendo Dostoevskij. Capito? Vabbè, insomma, paura delle suore. Ce l'hanno fatto lasciare giù. Le abbiamo lasciato delle dediche, diciamolo, però un po' generiche. Perché come fa, non è che dici Arussè. Bella. E quindi che dediche abbiamo scritto? Ma tipo: caro sconosciuto del nostro cuore, speriamo ti piaccia questo libro sulle suore. Vero. Insomma, siamo comunque dei livelli di rima molto alti. Caro straniero, grazie per aver speso il tuo dinero. Non l'abbiamo scritta, questa ma avremmo dovuto, bella, me la devo segnare. Bello. Il tempo corre, passano i minuti. Com'è che era? Il tempo passa, corre i minuti. Ore, finalmente facciamo. La... Ah! E è il momento di leggere le vostre risposte alla domanda che vi abbiamo fatto la scorsa puntata. Sì. I vostri commenti che ci avete lasciato numerosi e numerose su YouTube, per cui noi vi ringraziamo. Sì. La domanda era: parole nel vostro dialetto che si possono esprimere solo in quella forma, in quel dialetto. Un po' intraducibili in italiano. Sì, noi avevamo dato qualche esempio veneto e voi ci avete scritto molte altre parole. Scopriamole assieme. Giada ci scrive una parola di Piacenza. Biassa brud. Letteralmente mastica brodo, per indicare una persona perdi tempo. Il è un biassa brud. Carino. Che bello biassa brud. Gabriele ci scrive una parola di Palermo che è vascupatiumari. L'avrei pronunciato sicuramente benissimo. E cosa vuol dire? Quando vuoi mandare qualcuno a quel paese, penso non esista una frase che può tradurlo, perché indica che la presenza di quella persona è tanto inutile da essere paragonata a qualcuno che cerca di spazzare il mare. Io pensavo vai a scoparti il mare. Anch'io. C'è qualcuno che fa schaff schaff arriva che dici e cosa torniamo ai facendo? Tritoni. Vero? Leggine un po' tu, Berto. Sì. Chicca dal Valdostano. La parola chicca dal Valdostano è già una parola dialettale. Massimo ci scrive una chicca dal Valdostano. Ah, non era no. Chicca dal Valdostano il nickname. Siamo la chicca dalla zona del Valdostano. È Massimo che scrive chicca dal Valdostano. La parola mignotta, lo dico come lui l'ha scritto, con lo zero. Con lo zero significa ragazzina, quindi dal francese mignon, piccolina. E quindi è passata in Val d'Aosta, dice ciao bella mignota a una bambina che sta andando a scuola. A quanto pare. Ma Massimo, si usa o ci stai dicendo l'etimologia? Cioè, no,
dice valdostano, vuol dire così. Dice al parco giochi pieno di mignotte. Fra l'altro, diciamolo, noi il 9 giugno saremo in Val d'Aosta a presentare sì, il nostro libro. Domani, perché domani. Ascolta il podcast oggi. Vero? Perché l'ascolta domani è oggi. Perché l'ascolta dopo domani è troppo tardi, raga. Dovevate venire sia in valle che in d'Aosta. Poi cosa abbiamo? Adriana ci scrive: a Palermo, a parte l'abuso della parola minchia, un'espressione molto significativa è chinicchinacchi. Cosa? Chinicchinacchi. Perché vorrei delle nacchere? Chinicchinacchi. Si usa quando il tuo interlocutore dice un'assurdità che crede essere vera e tu così fai vedere che sai troppe cose più di lui. Tipo, dimmi una cosa assurda. Gli asini volano. Chinicchinacchi. Okay. È così? Carina, chinicchinacchi mi piace. Grazie. Suona bene. Molto bella. Nicolò ci scrive che in aretino la parola più intraducibile. Come mi hai chiamato, scusa? Aretino. La parola più intraducibile è crumbugliume, ossia il colore del cielo quando il sole è tramontato e prima della notte. Ma stiamo scherzando? Ma no, questi sono tipo gli svedesi che hanno la neve bagnata, la neve esatto. secca, la neve che cade. È una regione di romantici, la Toscana. Crumbugliume? No, cumbrugliume. Cumbrugliume? Avete presente la coppola? Scrive uno user senza nome. La ovvero il simpatico copricapo siciliano sì. tanto in voga tra i radical chic. Beh, in Sicilia la coppola è anche il copricapo del cazzo, la punta del pene. La Chapelle, Davide, la Chapelle! No! Sì! Ecco che quindi sopraggiunge il termine scoppolare, il cui significato è scappellare. Basta, basta. Andiamo c'è gente che sta mangiando. Non lo so se c'è gente che sta mangiando. Vabbè, queste erano le parole. Ma volevamo concludere con un messaggio, perché Katia è stata attraversata da una piccola guerra, una piccola faida. Ma vogliamo rassicurare tutti i nostri catiolini e catioline che la pace è tornata. Perché ci scrive Martina, la ragazza del famoso ragazzo francese che si era offeso. Vero. E lui si chiama Martin, quindi sono Martina, Martina e Martin. Ma per favore, ma noi ce l'avamo già scusati, no? Con la canzone. C'eravamo scusati. Il nostro Martin dice che salutiamo. Tra scuse in lingua originale, performance canora e Radio Merda edizione speciale, vi ha completamente perdonati. Oh. Aspettatevi un bel pacco pieno di formaggi francesi per ufficializzare la pace raggiunta. Allora, per fortuna c'è una portineria qui. No, dai. Qui magari doneremo questo ricco dono. Grazie Martin per averci perdonato. Sì. E un saluto sempre a tutti. Martina. Les amis français. Grazie. È l'ora di salutarci. Purtroppo il tempo è volato, sì. O come dicono le sirene è piedi. O come dicono ad Arezzo, il cielo si sta cumbrugliando. Poi guarda, una mancanza di rispetto, sì. Every day at every night, time, every second to my life. Dobbiamo fare una domanda per la prossima puntata. Io chiederei un momento in cui avete fatto le catie, nel senso un momento in cui avete rimproverato qualcuno di recente, in coda alla posta, al cinema perché disturbava, al bar perché non si muoveva ad ordinare il cappuccio freddo in tazza di vetro senza schiuma. Diciamolo, è un latte macchiato. Un suggerimento: più brevi e concise sono le storie, più facili sono da leggere. Esatto. Sì. O un momento in cui siete stati rimproverati perché effettivamente avete fatto la cazzata. Sì. E ora non ci resta che salutarci con una canzone. Cos'è che ripeti? Pappagallino. Per rafforzativo. Una canzone sulle sirene? Sì o no? Su cosa delle sirene? Io farò un rumore un po' di mare. E ci e sa. E sa e oh, che belle le nostre sirene, nuota nel mare come globuli rossi nelle vene, ma quando si trasformano in umane son sorprese dalla loro pussimane. Con la pussimane. La pussimane. Si può dire?